Allora, ciao a tutti, buon congresso innanzitutto. E questo è un momento importante perché è un momento di rinnovamento e come tutti i momenti di rinnovamento ha con sé una carica tutta particolare. È una carica particolare perché immagino che non sarà facile sia per Alberto sia per, se il congresso lo voterà, Flavio, perché per tutti voi ragazzi immagino abbiate un rapporto speciale sia con Alberto che con Flavio, però Alberto adesso è destinato a cose decisamente più grandi e più impegnative che necessariamente gli impongono di lasciare questo compito a lui sempre caro. Io mi ricordo all'inizio quando io lo chiamavo, lui mi chiamava perché io spesso e volentieri ancora oggi gli chiedo dei consigli su certe situazioni. Io spesso chiedo Alberto, ma in questa situazione come devo fare, cosa mi suggerisci, eccetera. E lui ha sempre saputo dare a me un consiglio, una parola di supporto. E quindi immagino che anche Flavio abbia questa caratteristica, insomma, quello che noi tutti gli auguriamo. E che dire, Flavio, ti aspetta un compito, sempre se sarei eletto, eccetera, 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 ti aspetta un compito duro, impegnativo, estremamente, che sicuramente ti darà un sacco di soddisfazioni. E il mio augurio, quello che ti faccio io, ma quello che ti porto anche da tutti i ragazzi della provincia di Torino, è che tu riesca in questo tuo compito. E poi voglio dire, noi come MGP Piemonte siamo una squadra, quindi cioè, noi siamo qua, se tu hai bisogno noi ci siamo. Io ringrazio tutti voi e auguro buon congresso a tutti i ragazzi della provincia di Cuneo.